Il 2011 è stato il centesimo anniversario della morte di Paolo Lioi, cofondatore del CAI e presidente sia nazionale che vicentino. L'amico Antonio Dallago, conservatore del Museo Naturalistico di Vicenza, mi diceva dell'esistenza di una cima a lui intitolata. Una ricerca ha confermato questo dato e chiarito che questa cima si trova sulle Grand Murette, ma pochissime informazioni sulla possibilità di salirla. La catena delle Grand Murette divide la Val Tournanche dalla Val Pelline ed arriva fino alla cima del Dent d'Erens, un 4000 a ridosso del Cervino. La salita di questa cima ci è costata tre uscite in Val d'Aosta. Nel 2011, senza dire niente all'amico Antonio, io e Stefano partiamo per una prima ricognizione da Cervinia, per il versante est, in prevalenza roccioso. La pioggia del sabato non ci permette di alzarci molto di quota. Rientriamo sperando nella domenica. La giornata bellissima, con una vista del Cervino spettacolosa, purtroppo le batterie della macchina fotografica erano fuori uso, ci fa arrivare con qualche difficoltà al piccolo bivacco Balestrieri, a circa 3200 metri, ma ci accorgiamo che da lì si arriva alla cima de Cor e non su Punta Lio. Nel settembre 2012 l'idea era una ricognizione dal versante ovest, quindi dalla Val Pelline. Questa volta ci accompagna l'ideatore della gita, Antonio. 2 giorni con meteo stupendo ci permettono di fare conoscenza con la meravigliosa Val Pelline. Tocchiamo con mano la difficoltà di orientamento lungo la traccia per arrivare al bivacco Tête de Rose, dove dormiamo. Il mattino successivo, di buon'ora, andiamo ad esplorare il ghiacciaio molto crepacciato, fino all'inizio del canalone che dovrebbe portare sulla cresta. Il ghiaccio vivo e la mancanza di chiodi ci fanno decidere a rientrare. Agosto 2013. Partiamo sempre in tre, con l'obiettivo della cima, attrezzati con quello che serve. L'esperienza dello scorso anno si rileva utile. In 5 ore siamo al bivacco invece delle quasi 7 del 2012. Perfino il GPS. Nel ghiacciaio, la neve abbondante dell'inverno ha chiuso buona parte dei crepacci, il che ci facilita l'avvicinamento al canalone, il quale si presenta molto più innevato rispetto allo scorso anno. Saliamo il canalone fino al Col de Cor, dove Antonio decide che ci aspetterà al freddo. Saliamo per cresta, attraversiamo nel lato della Val Tournanche per aggirare delle gulbi e ancora per cresta. Far deep in my heart.